I timori emersi subito dopo aver visto la dinamica dell'infortunio hanno trovato fondamento nel responso della risonanza magnetica a cui si è sottoposto nel pomeriggio. Marco Tumminello ha riportato la lesione del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Stagione compromessa, si ipotizzano 6-7 mesi di stop per il centravanti, per il quale è stato fatale quel movimento innaturale dell'arto al minuto 39 della gara di ieri a Cosenza. Già mercoledì sarà sottoposto ad un consulto medico dal professor Mariani presso la clinica Villa Stewart a Roma. L'attaccante, che in estate era arrivato in prestito dall'Atalanta, ha salutato tutti sui social con una storia su Instagram, cercando di non perdere il sorriso e sdrammatizzando. Spiegarlo non è facile, ha scritto, vi lascio con un ginocchio in meno e con un gol. Ora è tempo di mettere tutto alle proprie spalle e guardare avanti, mai mollare, ci vediamo presto. Un'enorme sfortuna per Tumminello, che aveva iniziato la stagione segnando tra Pescara, campionato e Coppa Italia, e Nazionale Under 21, 6 gol in 7 partite, e che nella sua giovanissima carriera era già incappato in un altro identico infortunio, ma al ginocchio destro, 2 anni fa, 24 settembre 2017, quando indossava la maglia del Crotone in Serie A. Rottura del crociato anteriore e del menisco esterno all'inizio della gara con il Benevento. Sarebbe tornato in campo con i pitagorici ad aprile, 6 mesi dopo. Problemi, ma di entità decisamente inferiore anche per Palmiero e Campagnaro. Se per il difensore argentino si tratta di convivere con gli arcinoti problemi di natura fisica, il centrocampista ex della gara, nel contrasto con Bruccini, che ha dato il là al gol del pari del Cosenza, ha riportato una lesione di primo grado all'inserzione femorale collaterale mediale del ginocchio sinistro. Sarà fuori 1 mese e tornerà a disposizione dopo la sosta, quando il Pescara, il prossimo 19 ottobre, riceverà all'Adriatico lo Spezia.